Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis e siamo qui per parlare del nuovo banner. Nuovo banner che ovviamente aspettavamo tutti con questo nuovo level cap e soprattutto con questo nuovo evento del Golden Bomb Rush, però è un banner che effettivamente ci ha un po' spiazzati, o almeno a me ha spiazzato, perché le info che si leggevano erano quelle di un ipotetico banner Cloud con Aeris o un ipotetico banner addirittura con Yuffie e Armavento, Imperil ed Aeris. È strano mettere Yuffie in un data mining e soprattutto è strano mettere Yuffie con un'altra arma quando c'è stato il banner appena prima. Però diciamo che le voci erano queste e sinceramente parlando si ci credeva abbastanza. Però come sempre, o per fortuna oserei dire in questo caso, siamo stati smentiti. Siamo stati smentiti con un banner che a me personalmente non fa impazzire. Red e Lucia sono due personaggi che comunque Lucia l'ho utilizzata spesso e volentieri grazie alla sua Bold Eagle, perché mi rientra in sinergia con Sephiroth, che è fondamentalmente il mio personaggio più forte presente all'interno dell'account. Però Red è stato sempre quello che ho ottenuto un pochettino come ruota di scorta. E sinceramente avere un banner con loro due non mi fa saltare di gioia. Avrei preferito tanto un banner con magari Red e Zack o comunque Red e Cloud per permettermi di vacillare un pochettino per quanto riguardava il mio pool, cosa che invece forse mi asterrò dal fare. E perché vi dico questo? Vi dico questo perché se andiamo a vedere nel dettaglio, ovviamente andiamo a vedere un po' come è combinato diciamo il nostro banner avrà come punto di riferimento ovviamente la nuova skin di Red, che ci consente di ottenere un boost di HP che è sicuramente comodo e sicuramente apprezzato, e il boost per quanto riguarda il debuff extension. Il boost del debuff extension in questo caso si sposa a meraviglia con la nuova arma che per l'appunto abbiamo a disposizione con Red, perché la nuova arma che abbiamo a disposizione con Red praticamente ci consente anche di abbassare la difesa magica qualora i nostri HP saranno superiori al 50%. Quindi avere comunque la possibilità di fare molti danni prolungati nel tempo grazie a un debuff che viene esteso nella sua durata e nella sua efficacia tramite il costume potrebbe essere interessante. C'è da dire però che questo è comunque un collare o comunque è un'arma che effettua danni AOE. Quindi sapete che ovviamente effettuare danni AOE vuol dire essere un po' più deboli rispetto al danno single target. È anche vero che però adesso le armi finalmente stanno incominciando ad avere due effetti in uno. Infatti come potete notare noi abbiamo l'attacco che si chiama Canyon Gale, dove è possibile effettuare il danno, sempre magico, di tipo vento, ma al tempo stesso ridurre la difesa magica se i nostri HP sono al 50% o più. Quindi questi attacchi, o comunque questi danni fondamentalmente 2 in 1, a me piacciono molto. E lo sapete benissimo, chi mi conosce lo sa. Mi piacciono veramente, veramente tanto. Per quanto riguarda ovviamente poi le support materia, abbiamo doppio boost magico, dato che comunque questa è un'arma prevalentemente magica, e poi il sigillo circolare, perché giustamente l'evento ci spinge ad avere dei sigilli con il boost proprio per breccare più velocemente il Pyros dorato, che se esplode praticamente vi sciotta. Quindi non è neanche un evento particolarmente difficile, dato che bisognerà breccare soltanto i sigilli e poi il Pyros praticamente morirà da solo. Quindi è un evento veramente veramente semplice. Detto ciò, andiamo a vedere anche l'arma di Lucia. L'arma di Lucia fa praticamente la stessa identica cosa, solo che non ci sono vincoli di HP. Quindi qua abbiamo comunque una buona, un buon dualismo per quanto riguarda l'arma. Abbiamo qualche danno in meno, purtroppo, però non abbiamo la percentuale degli HP obbligatoria. Quindi Lucia effettuerà comunque danno magico tuono nei confronti del single target e in più ridurrà la sua difesa magica senza bisogno di avere HP al 50%. Quindi direi molto molto valida. È vero che i danni sono, ripeto, leggermente ridotti, ma essendo comunque un'arma che fa 2 in 1,
non posso chiedere di più, sinceramente. E poi per quanto riguarda ovviamente anche le support materia, in questo caso, così come la materia, scusatemi, così come l'arma di Red, anche qui abbiamo il doppio boost magico e il boost di sigillo circolare. Ovviamente i sigilli possono essere tutti e tre, quindi non fatevi problemi a portare personaggi con come Sephiroth, per esempio, che possiede il boost per il sigillo AX, Cloud che possiede il boost per il sigillo triangolo, quindi non fatevi problemi perché si potrà breccare il Pyros con tutti e tre i sigilli diversi. Quindi non fatevi problemi, portate tutti i personaggi che hanno il boost per i sigilli. Perché questo è un banner dove effettivamente non vale la pena pullare, o comunque per me non è un banner dove si vale la pena di pullare? Semplicemente perché l'arma di Red è carina, perché comunque infliggere il debuff magico AOE ha comunque un suo perché, mettiamola così, facciamo anche la rima, però fondamentalmente parlando è pur sempre appunto un attacco di gruppo. Quindi anche quando si sconfiggeranno i minion, o comunque quando si sconfiggeranno gli avversari, non si avrà una portata di danno sufficientemente tale da essere incisiva con il combattimento single target. L'arma di Lucia non è male, semplicemente non mi piace molto perché è magica. Se fosse stata fisica, così come la maggior parte del kit di Lucia, avrei sicuramente magari tentato i 6 stamp per portarmi a casa l'arma di Lucia. Avere la possibilità comunque di fare danni tuono e ridurre la difesa magica è comunque un'opzione che secondo me potrebbe tornarmi utile nell'ipotetica formazione di un team mono elementale. Perché nell'ipotetica formazione di un team mono elementale io potrei utilizzare Red o Yuffie, in base ovviamente alla situazione, con il debuff tuono, quindi con l'imperil tuono, e poi successivamente utilizzare Cloud come attaccante fisico arcanum tuono e Lucia al suo fianco per effettuare danni magici ma allo stesso tempo tuono. Ovviamente Cloud essendo fisico mi sarebbe piaciuta avere Lucia fisica per concentrarmi anche con la possibilità di buildare una Yuffie con supporto totale con buff e imperil, con ovviamente il suo kit, per permettere comunque di fare danni a tutti e quindi essere un team estremamente offensivo. Non è male la soluzione di avere danni magici, perché mi permette di utilizzare Barret, quindi buffare dal punto di vista magico Lucia e quindi poi curare tutti tramite ovviamente la cura all che è possibile fare con Barret da questo momento in poi. Però se devo dire la mia, sono comunque due armi che non mi fanno impazzire. Anche i personaggi, sinceramente parlando, non mi fanno impazzire perché, ripeto, a parte Lucia che un pochettino non è messa male come, diciamo, come comparto delle armi, questa, essendo un'arma magica, un pochettino mi svia. Perché io comunque ho una Lucia molto forte, però dal punto di vista fisico. E dal punto di vista magico non so se effettivamente riuscirei a portare Lucia ad una potenza tale da essere competitiva, tra virgolette. Discorso completamente analogo anche per Red, perché Red è stato sempre il fanalino di coda praticamente del mio gioco. Infatti ho tutti i personaggi praticamente al 65, tranne Red che ce l'ho al 63. Quindi già capite che comunque nel mio account Red non ha uno spazio così diciamo importante per quanto riguarda lo sfruttamento del personaggio. E quindi avere questi due personaggi nello stesso banner e inoltre avere questi attacchi che da un lato non mi valorizzano ciò che possiedo già e dall'altro non mi valorizzano niente, perché appunto io Red comunque sia non lo utilizzo. Ho anche Zac con la Falchion, addirittura con Overboost 6, che come danni vento è sicuramente più forte e inoltre è anche fisico, quindi posso sfruttarlo praticamente con il buff o di Matt o con un'ipotetica Yuffie. Quindi per me questo è un banner che diciamo fa un po' acqua da tutte le parti. Peccato, perché in realtà poteva essere una buona occasione per pullare e per incrementare magari qualche overboost nelle altre armi, però io personalmente parlando aspetterò. Quindi questo non è un banner che vale la pena pullare, almeno per me, per le motivazioni che vi ho appena dato.
Però, se c'è qualcuno che ovviamente ha necessità, soprattutto con i nuovi dungeon, perché appunto i nuovi dungeon necessitano comunque di elemento vento per facilitare un po' le cose, l'arma di Red potrebbe in un qualche modo darvi qualche soddisfazione. È vero che nella wishlist potrete anche mettere la Falchion di Zac o comunque altre armi qualora vi interessassero, però quella di Red effettivamente, includendo anche il debuff di difesa magica, penso che sia quella migliore presente all'interno del banner. Costume carino, che però ripeto non avrò modo di poter utilizzare in nessun modo, quindi questo per me è semplicemente uno skip. Spero che questo video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente se andrete a pullare o non andrete a pullare su questo banner. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye!